Buongiorno amici, benvenuti a casa di Mau, qui nel cuore di Covent Garden. Va bene, facciamo una ricettina un po' così. Allora qui io ho del vino di Super Annata, 1965. Un regalo di mio figlio per il mio compleanno. Tossina secca da Covid, ma non ci siamo. Allora ragazzi, ce l'ho veramente la tossina. Noi che facciamo? Devo fare proprio questo lavoretto per il vino. Lo devo colare. Residui di sughero dentro. Ce lo godiamo così, eh. Non è che. Cioè, questa roba buona, raga. Roba buona. Così, guarda. Cosa facciamo oggi? Facciamo un risotto speciale, ragazzi, speciale di quelli veri. Raga, un risotto con le ostriche e le cozze. Va bene? Sono un po' stanchino. Allora, cogliamo il nostro vino. Che mi piace la bontà. Covid, lasciami in pace, tosse secca, non è un buon segnale, ragazzi. Abbiamo aperto poco poco. Ecco qua. Ce lo beviamo pian piano, è roba pura questa, ragazzi. 50 anni questa bottiglia è bassa. 55 anni è bassa. 64 o 65, fine 64, mi sembra, ottobre 64. Molto buono. Allora ragazzi, prepariamo i nostri piatti. Allora, a grande richiesta dagli amici di Sardegna, facciamo un risotto. Un risotto semplice, semplice, ma allo stesso tempo vuol fatto bene, altrimenti è un fatto a tre. Noi qui ci assaggiamo un po' di purità, un goccino di vino, ecco qua, una squisitezza unica, vino puro, 55 anni raga, ammazza Dio, grazie a mio figlio e alla famiglia, e la famiglia logicamente, cin cin. Allora raga, tiriamo fuori le cozze. Le ostriche. Ecco qui le cozze. Allora, da una parte ho fatto un brodo di cipolle, pollo, pomodorini freschi. Sono proprio belle le sue cozze. Vengono da Billingsgate, freschissime, c'è un profumo di acqua di mare in casa, incredibile. Allora, cosa facciamo, ragazzi? Andiamo a pulire sotto l'acqua corrente, gli togliamo lo spago, questo spago qui, lo sapete meglio di me, si tira così, sotto l'acqua corrente le risciacquiamo. Qui ci vogliono 10 minuti per pulirle. Andiamo da, quindi ci mettiamo sotto il rubinetto.
Bene ragazzi, dovete darmi il tempo di fare le cose. Allora, tiriamo fuori anche le ostriche adesso. Una volta è bene. È uno splendore unico, ragazzi. Guardate qua. Veramente bella. Mettiamo questo. Il nostro brodo di pollo continuerà avanti. Ecco qui ragazzi le cozze pulite. Noi di buon mattino, è una domenica favolosa questa, si beve un vino speciale, si festeggiano un paio di giorni di ferie e si cucina e si fa della buona cucina, mi auguro, va bene? Facciamo una io la tratto un po' come paella questo risotto con le ostriche e le cozze. Vediamo un po'. Ecco qua, prendiamo una padella bassa. Prendiamo una lavatina per sicurezza. Ancora un pochino per il mio brodo che sta preparando, no? Quindi cosa devo fare? Devo fare un bel soffritto adesso di aglio e prezzemolo. Andiamo a preparare l'aglio, prezzemolo, con molta calma. Ecco qua.
piano, ragazzi. Spostiamo le ostiche dal calore, logicamente. Ecco il coltellino. Schiacciamo. L'aglio. Non lo possiamo lasciare in camicia, così non è che travasiamo. Ecco, usiamo questa padella, la riscaldiamo pian piano, olio d'oliva abbondante, raga, facciamo una signora paella oggi, ragazzi, la facciamo proprio spettacolare. Allora, una bella spruzzata d'olio d'oliva. Ecco qui, il mio brodo cucina. Andiamo avanti pian piano. Passiamoci un'oretta insieme qui. Adesso mettiamo giù l'aglio. Appena l'aglio prende colore, possiamo aggiungere le cozze. Cin cin, amici miei. Spettacolo di vino francese, Bordeaux. Ecco qua, si è fatto il prezzemolo. Andiamo alla lavatta. Iniziamo, tagliamo i gambi, bene, e li andiamo a rosolare qui col prezzemolo, con l'aglio, senza aver paura. Ok, poi devo tritare quest'aglio qua, va bene. Andiamo gli attrezzi. Buongiorno Nando, benvenuto. Siamo a fare un piatto particolare. Questo lo dedico a te, Nando, e alla tua cara Lara. Vino di Portez, fine 64, inizio 65, non lo so, quella Natale. Cin cin. Una bellezza unica. Allora, tritiamo il nostro aglio qua. Facciamo le cozze. Fate cuocere pian piano, che terra cotta si spacca. E facciamo un risotto numero uno, ragazzi. Numero uno. Allora, che devo fare? Ecco, queste sono pronte. Ecco qua, sta iniziando a rosolare l'aglio. Devo, facciamolo colorare bene. Così. Mettiamo il peperoncino. Ecco qua, ragazzi, peperoncino. Facciamo rosolare per bene. Io ci metto anche del pepe nero. Benvenuto Aquila, carissimo amico mio, in via Giardini 131, amico di Vanni Manca, anche lui, pepe in abbondanza, ragazzi.
proprio una bella spruzzata. Ecco, tra un secondo aggiungiamo le cose. Allora, Attila, dicevo, abbiamo delle cozze fresche, gli abbiamo tolto lo spago, lavate sotto l'acqua corrente, abbiamo messo a rosolare gambetti di prezzemolo, peperoncino, pepe e aglio, in abbondante olio d'oliva. Adesso fra un secondo aggiungo le cozze, copriamo e in un paio di minuti cuociamo. Niente sale, logicamente, perché le cozze sono salate di per sé. Benvenuto Nandino, Bondino, non Nandino, Cin Cin, Bondino, questo è Profumo che ha 55 anni e passa, 64, diciamo che ne ha quasi 57. Viene da Portez e me l'ha regalato mio figlio per il mio compleanno, perché la famiglia fa i vini, non perché lo potevo comprare. Cin Cin. Sip of red wine. Ok ragazzi, poi via. Ecco qua. Adesso gli do una giratina e poi le copriamo. Ok, 3 minuti e si spengono le cozze. Noi da questa parte ne approfittiamo col regalo del mio compleanno, Mondino, purezza, questa è purezza, Portez, è scritto qui, mise in bottiglia, ai castelli. Un goccino lì, guarda, c'è ancora il tappo dentro. E è così. Non lo sprechiamo. E anche un goccino. Allora, ho fatto il brodo di pollo lì. Ecco qua. Continuo a tritare il prezzemolo. Risotto alle ostriche, ragazzi, e cozze. Una mezza paella sto provando a fare, ragazzi. Chissà se c'è bene. Boh. Allora, io per non sbagliare, buongiorno Alberto, carissimo Alberto, Matti mi ha regalato vino DOC, penso il valore sia 650 sterline. Portez, Cin Cin. Me lo sto bevendo goccia a goccia perché è un onore. Allora ragazzi, passiamo al dunque. Devo poi mettere questo da parte. Il risotto è qui. Allora, cosa faccio io? Inizio a mettere un po' di olio d'oliva qua. Aspetta, farmi spazio perché non c'è spazio. Facciamo così, mettiamo le cozze là, così, possiamo spostare questa parte, ecco qua. Allora, una bella spruzzata di olio d'oliva, così, devo aprire una bottiglia di vino, perché mi serve del vino da cucina, per cucinare, quindi, purtroppo ce l'ho rosso, aggiustiamo così, non vuole nessuno.
stanno aprendo pian piano. Ho abbassato il fuoco un po', ma non fa niente. Ecco qua, abbiamo il vino pronto per cucinare. L'olio si sta riscaldando qua. Di nuovo un po' d'aglio. Ecco qua, due spicchi d'aglio, una cipollina, mettiamoci una cipollina qua, ecco qua, organica, bio, come lo chiamate voi. Questo, ieri, l'ho fatto una ricetta simile ieri, ragazzi, però con gli spaghetti è uscita un capolavoro. Forse il piatto migliore che abbia mai cucinato. Capito, Mondino? Questo, lasciami in pace le sardine, Mondino. Non mi cercare più le sardine, Mondino. Allora, abbiamo la cipolla e la tagliuzziamo qua. Via, facciamola rosolare bene. Ecco qui. Fiamma alta, facciamo rosolare la cipolla. Amici miei di Sardegna, sono felicissimo e qualcuno sa perché. Cagliari non gioca ed è un weekend capolavoro. Cin cin, tutti di buon umore. Ecco qua, spruzzata di pepe. Via, così. Facciamo appassire la cipolla, il pezzettino è saltato fuori, non muore nessuno, e tritiamo l'aglio fine fine. Allora, il mio brodo di carni, pomodori, cipolle e patate, non ha sale, okay? Perché occhio ragazzi, le cozze sono già molto salate, poi c'è il peperoncino, capito? Via. Andiamo a cavallo, passiamo una bella domenica a gustarci un risottino, caro Attila, Mondino, un risottino con le ostriche e le cozze. Ecco qua. Ci vorrebbe il vino bianco, no? Ne ho vino bianco, cosa volete fare? Cosa volete fare? Controlliamo le cozze, si stanno. Ecco qua ragazzi, sono quasi tutte aperte. Bene. Ancora un attimino e poi spegniamo il fuoco. Ecco qui, adesso una bella spruzzata di vino. Vino. Ecco qui. L'abbondanza non guasta. Facciamo assorbire il vino. Come stai Alberto? Tutto bene? Saluti in casa, eh? Cinci. Allora il vino è qua, il risotto è qua, lo possiamo aprire, facciamo una bella porzione, ok? Un 300 grammi di riso.
apriamo il pacchettino, poi andiamo a pulire le ostriche e il succo delle ostriche lo aggiungiamo al risotto e anche un paio di ostriche. Allora, il vino deve proprio asciugarsi, evaporare completamente e le cipolle devono cuocere. Ci mettiamo un po' di peperoncino di quello di Sardegna, secco, così, non troppo. Facciamo un piatto spettacolare, ragazzi. Allora, andiamo a aprire il nostro risotto. Allora, aspettiamo ancora un attimino, asciughiamo proprio tutto il vino qua. Poi dobbiamo ecco, adesso spengo le cozze, ragazzi, ok? Ci siamo aperte, dobbiamo cuocere proprio 2 minuti, va bene? Ecco qui. Poi dovremo filtrare il succo delle cozze. Filtriamo poi il succo delle ostriche. Facciamo un piatto, secondo me, formidabile. Ecco qua, non si bruci niente. Adesso iniziamo a trasferire il riso. Ecco qui, 300 grammi più o meno. Facciamolo rosolare bene. Una spruzzatina di sale, grosso io lo metto. Ok, poco. Adesso così il riso tosta un pochino, ma sì, mettiamo, facciamo 500 grammi, ragazzi. 500 grammi di riso, perché ho tante cozze e tante ostriche. Allora, c'è il peperoncino, c'è il pepe, le cipolle, l'aglio. Così. Bene. Adesso dobbiamo filtrare il succo delle... Ecco qui. Il succo delle cozze. Prendete il vassoio così, ci vuole della carta da cucina. Così filtriamo il succo. Piano. Ecco qua, adesso si sta brustolendo bene il mio risotto. La paellina, come la vogliamo chiamare. Mondino, non commenti oggi?
lo infavorita, non dico, e vabbè. Allora, si è fatto un po' male qua, però è troppo caldo. Allora, gettiamoci un pochino di brodo. Qua. Un brodo di carne. Le cozze le si mettono alla fine. Adesso versiamo il brodo delle cozze. Per filtrare pian piano. Non bruciatevi ragazzi, per carità. Ok, ecco qua, sta colando pian piano. Ecco qui, facciamo andare. Adesso apriamo le... Ancora no, però fra un po' apriamo un paio di ostriche. Aggiungiamo brodo, ancora brodo. Qua, fiamma alta per un paio di minuti, poi la abbassiamo. Facile, no? Mondino, Mondino, Attila, Berto, Albertuccio, cosa ve ne sembra ragazzi? Voi datemi un commento. Tutto bene? Vi sto convincendo? Ecco qua, facciamo così, facciamo colare pian piano, senza nessuna fretta. C'è ancora del succo qui logicamente, raga. Vabbè, dai, facciamo dopo. Adesso mi serve il succo delle ostriche. Bene, vediamo una cosa e ne facciamo pure un'altra, ecco qui. Cosa ne dite ragazzi? Cosa ne dite? 500 grammi di riso. Apriamo le nostre ostriche ragazzi, faccio uno spazietto qua, pian piano aggiungiamo un pochino di brodo. Questo è un piatto ragazzi storico. Altri due cucchiai di brodo che ho fatto cuocere per una bella mezz'oretta, mi raccomando. Arriviamo al nostro, ci vuole il nostro tocco, abbiamo il coltellino da ostriche, apriamo giusto due, non dobbiamo stare lì a... Ecco qui ragazzi, limoni per le ostriche. Adesso, con molta attenzione, le apriamo.
aspetta. Ecco qui, una. Adesso c'è un po' di sughetto, lo facciamo scendere. Un pochino lo conserviamo per noi e ce la mangiamo, no? Io ne metto due, ragazzi, giusto due. Occhio che non si bruci niente qua. Succo, per favore. Molto difficili da aprire, ragazzi. Ecco qua. Un pochino di succo lo facciamo scendere giù. E un pochino lo teniamo qua. Possiamo spremere il sacchettino senza romperlo, così. Buongiorno Gaetano, anche a te. Facciamo un risotto con le cozze e le ostriche. Dobbiamo filtrarlo per bene con la carta da cucina o un panno. Sto velocizzando il tutto un pochino, ecco qua, sta proprio quasi rosolando il mio, non deve bollire, per capirci. Ragazzi, il succo delle ostriche è proprio pulitissimo, vabbè. Ecco qui. Una bella gelatina. E possiamo eliminare un pochino di gusci dalle cozze, ragazzi, che non servono più. Devo aggiungere adesso un po' di sale al mio brodo, poco poco, ecco qua, così, ecco fatto. Adesso che sono passati 10 minuti abbondanti, bisogna abbassare la fiamma del risotto o paellina, come volete chiamare voi. Va bene, cottura qui. Devo fargli un po' di spazio, ragazzi. Boccino di vino di qualità. No, Gaetano, questo è un passatempo, non è un lavoro questo. Vino del 1964-65. Assaggiamo le cozze. Buone.
Bene ragazzi, ecco qua che va, che una bellezza. Un po' aggiungiamo le cozze, ancora non è cotto, e ho rallentato la cottura. Ora mettiamo del brodo, un po' alla volta. E facciamo andare. Bene? Allora, togliamo un po' di gusci di cozze perché ce ne sono veramente tanti. Possiamo anche mettere in una teglia separata, così ragazzi, guarda che belle che sono, appena pescate. Controllate sempre la data del pacchetto quando andate al mercato, non fidatevi mai. Cose durano un bel paio di giorni in frigo, chiuse bene, ma controllate la data, se possibile fresche. Guarda che meraviglia, raga. È una cosa unica. Stai facendo gli spaghetti tu, Gaetano, alla palermitana, mandami la ricetta. Vedete, le cozze proprio vanno cuciate un minutino. Hanno ancora il sapore del mare, incredibile. Incredibile, sempre lì, occhio che non si bruci niente, fate cuocere con calma. Filetto di cozze, va bene. Se c'è qualche cosa che non si è aperta, la buttate. Ora un po' di sughetto sulla base di questo che andremo a sua volta a attraversare, a travasare. È quasi finito, raga, quasi finito. Quelle chiuse le buttiamo. Fate
proprio a rosolare bene. Ecco qua, anche il grosso del vino sta sparendo adesso. Adesso accalappiamo quelle mezzo chiuse, io le butto, anche se in realtà potrebbero essere buone, non hanno semplicemente cotto abbastanza. Vediamo questa, spettacolo, proprio buone raga, buonissime. Ecco qua, adesso questo pochettino di brodo lo mettiamo di nuovo in padella. Beh, così. Adesso di nuovo filtriamo. Cerchiamo di fare il nostro meglio velocemente. Abbiamo tutti i sapori del mare qui ragazzi, tutti, tutti, tutti. Ecco qui, c'è un pochino di sughetto e lo recuperiamo, così, alla grande. Di nuovo faccio il mio sacchettino, lo spremiamo, e non abbiamo il tempo. Senza romperlo. Allora, un chilo di cozze, un paio di ostriche, il succo delle ostriche, pomodoro, peperoncino, aglio, una cipolla e via. Abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, ragazzi. Puliamo qua le scorie. Ecco qua, fatto. Spostiamo di nuovo. Bella gelatina, siamo arrivati al clou. Adesso il riso è quasi cotto, lo assaggiamo. Ecco qui, andiamo a assaggiare il riso. Bene ragazzi, guardate che bontà. Adesso vediamo un po' se è necessario aggiungere un altro pochino di brodo o se il riso è cotto. Vediamo, siamo vicini comunque. Vediamo un po'. No, ancora un po' di brodo. Ecco qua, ancora un attimino ragazzi, c'è un sapore unico però, wow, mare, mare, vero mare. Allora a questo punto iniziamo ad aggiungere le nostre ostriche, adesso non stare lì, ecco qua, un pochino di sughetto, qui, anche l'altra, occhio che non ci sono scorie, due. Amici miei, e continuo a rosolare fuoco lento lento, mi raccomando, fuoco proprio quasi spento, finisce la cottura così, siamo a cavallo. Risotto con le ostriche e le cozze. E chi sta meglio di me?
Bene ragazzi, allora iniziamo ad aggiungere le cozze, tutte intorno sopra, così. Beh. Questo ragazzi è un piatto da favola, giriamo pian piano così, lasciamo ancora sobbollire pian piano, un altro goccino a giro di brodo, poco a poco. Vabbè, un secondo qua, abbiamo fatto delle belle cose per oggi, vediamo un po', dobbiamo sempre ripulire dove si lavora, prendiamo il gas, pian piano, ecco qua, bello umido il nostro risotto, spezzemolo a non finire, tutto a giro, ecco qua, deve essere, ecco qui, scusate, così. Ragazzi, abbiamo fatto il nostro risotto con il riso, cioè con il riso, risotto con il riso, mamma mia, sei Gaetano, dovrebbe essere buonissimo, è buonissimo, l'ho assaggiato, ecco qui, proprio, adesso si insaporisce il riso ancora di più con le cozze, appena appena umido. Un altro goccino di brodo, che è ancora un po' duro il riso, giusto? E a fuoco spento finisce la cottura. Ok? Noi ci andiamo a gustare altre due ostriche fra un attimino. Vero amici, vero amici. Noi, gente di Sardegna, vediamo le cose di mare. Cioè abbiamo un piccolo attrezzo, adesso sopra io ci faccio una spruzzata di peperoncino, sopra il risotto così a pezzettini abbastanza grandi. E continuo a mescolare pian piano. Ragazzi, il profumo di mare è qui, questa è alta cucina secondo me, casereccia, buonissima. Allora, amici cari, abbiamo bisogno di un bicchiere di vino qua e ripassiamo ai nostri, spengo il fuoco, ai nostri filtrati, ce lo stiamo proprio godendo questo vino di Portez. Ecco qua, chiudiamo, si è dovuto creare un tappo perché c'è del sughero bloccato lì, va bene, versiamocelo, travasiamolo. Ecco qui, non si spreca niente. Ragazzi, vino che ha 55 anni e passa. Cin cin. Apriamoci due ostriche. Penso che ce le meritiamo. Giunta nostra? Anni di finisci,
What do you need? Okay, give me 5 minutes. Assaggiamo il sugo nostrica qui, ragazzi. Limone, ragazzi miei, ok, e ce le mangiamo. Buonissimo. Straordinaria. Cin cin ragazzi, Mao vi saluta, grazie della compagnia. Condividete il video che mi fa molto piacere. Bene. Molto piacere. Quando si è fortunati nella vita, giusto ragazzi? Però sono uno con di voi, una persona normalissima che si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare e cura la famiglia. Spettacolo di ostriche ragazzi, spettacolo. Però non bisogna parlare quando si aprono le ostriche perché ci si fa male qua, è pericoloso. E dai, eh. Sente le campane della chiesa fuori. Ragazzi, amici belli, ostriche. Buonissimo. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima.